L'occasione di questa conversazione è un libretto che la scrittrice Morcellana di Brescia ha pensato di proporre per riflettere sul contagio di oggi. Il libretto si intitola La peste di Manzoni. Ripropone i capitoli del romanzo manzoniano dedicati alla peste, il 31, il 32 e il 34, con l'aggiunta di quel capolavoro, perché tale si deve chiamare, che è la storia della colonna infame, con in appendice una appassionata e appassionante lettura che Mino Martinazzoli fece di questa storia della colonna infame. Ora, che cos'è un classico se non un libro che riesce a parlarci continuamente dell'oggi? Tale è il romanzo di Manzoni. Certo, la peste che infuriò a Milano nel 1630 non è un elemento marginale del romanzo. Manzoni, quando stese la prima introduzione al suo scritto, disse che voleva mostrare ai lettori se in quell'anno ci sia stato un po' di guerra, un po' di fame e un po' di peste. Ripeteva in sostanza l'invocazione dei riti delle rogazioni a peste, fame et bello, libera nos domine. Manzoni è un grande storico oltre che un grande scrittore e la sua ricostruzione del contagio del 1630 è veramente meticolosa, fatta su fonti a stampa dell'epoca, ma anche su manoscritti allora inediti, come ad esempio il De Pestilentia del Cardinal Federigo, da dove ha tratto episodi che a noi sembrerebbero di sua invenzione, come la pagina toccante sulla madre di Cecilia, che viene proprio narrata da Federigo Borromeo. Oppure il particolare toccante del Lazzaretto, dove gli orfanelli che piangono vengono allattati dalle caprette che sentono i loro lamenti a sfamarli. Quali sono gli elementi di ieri e di oggi che possono essere accostati? Molto naturalmente è cambiato. La storia e soprattutto la scienza ha fatto molti passi. Però Manzoni ci mostra che ci sono delle onde lunghe che sono appunto di tipo psicologico. È il comportamento e la condotta degli uomini che in situazioni storiche diverse si riproduce. Pensiamo ad esempio al coraggioso medico cinese che per primo scoprì il contagio e venne non creduto e anzi perseguitato dalle autorità cinesi prima di perdere la vita per il contagio che aveva contratto. Qualcosa del genere capitò al protofisico, così si chiamava Lodovico Settala, il quale non riusciva a persuadere le autorità che il morbo stava serpeggiando. Il governatore spagnolo aveva cose più importanti a cui pensare. Aveva la guerra, l'assedio di Casale, aveva i festeggiamenti per la nascita del figlio del re. E dunque Settala non venne creduto. Non solo, ma suo figlio, che insieme a un medico incaricato girava per la città, rischiò il linciaggio da parte della folla. La folla che li accusava di essere quelli che vogliono per forza che ci sia la peste. Insomma, c'erano cose di carattere politico ed economico allora come adesso che accecavano gli occhi. Poi Manzoni che cosa nota? Che di colpo i negazionisti, chiamiamoli col loro nome,
i negazionisti si accorgono a un certo punto che non possono più nascondere la verità. Cercano di mascherarla con dei trucchi eufemistici, parlano di febbri maligne, come oggi tante volte ricorriamo a questa che Manzoni chiama trufferia verbale, un inceneritore, lo chiamiamo termovalorizzatore e via discorrendo. E poi però, anziché prendere atto razionalmente e prendere i provvedimenti, si comincia a dare la caccia alle streghe, gli untori. Dice Manzoni, la paura e la rabbia e la miscela esplosiva che paura e rabbia formano, prendono il sopravvento sulla ragione. Si scatena la caccia agli untori. E non è solo questo il meccanismi che per fortuna in modo più attenuato si verificano oggi come allora. C'è per esempio la paura del forestiero. Le prime persone a cui i milanesi danno la caccia come sospetti sono i forestieri, specialmente se francesi, specialmente anche se bresciani, perché Brescia apparteneva a Venezia, quindi a uno stato ostile. Qualcosa del genere è accaduto. All'inizio i cinesi davano la colpa a un intrigo americano e poi gli italiani hanno dato la colpa ai cinesi e poi gli europei hanno dato la colpa agli italiani. Un altro elemento di contatto tra la realtà di ieri e di oggi è la preoccupazione di trovare il paziente zero. Gli storici del Seicento, dice Manzoni, si preoccupano di vedere se il primo che contrasse il morbo era un soldato valtellinese piuttosto che uno di Lecco al servizio degli spagnoli. Come se fosse importante preservare la memoria di questo nome, quando, dice Manzoni, i morti si stentavano a contare a migliaia e la maggior parte di questi sono rimasti anonimi nella storia. E poi c'è anche la reiterata presenza di chi in queste situazioni di peste, di fame, di guerra, abbiamo visto tanti, esperienze storiche, profittano i mercanti d'armi, i borsaneristi, i cialtroni che spacciano medicine in realtà inesistenti. In questo quadro naturalmente molto buio, però Manzoni vede anche il bene, presenta la figura di religiosi luminosi come il cardinale, al quale pure rimprovera di aver permesso quella processione che ha moltiplicato il contagio, e come la figura storica del padre felice che governava il lazzaretto. E naturalmente inutile dire che anche oggi, tra intanto dolore, ci si consola vedendo come tante persone generose sappiano affrontare il contagio. La peste, però, svolge anche un ruolo nella finzione narrativa, la finzione di un romanzo che è sì un romanzo storico. Ripetiamo che Manzoni fece sempre ricerche di prima mano da storico illuminato e acutissimo, ma è anche un romanzo di idee. Il finale, spesso trascurato, è quello che verte sul sugo della storia, come lo chiama Manzoni. Orbene, Renzo e Lucia, i due protagonisti, si interrogano su quale sia il senso da ricavare delle loro azioni. Abbandonano la posizione estrema inizialmente assunta. Renzo dice che tutto accade per colpa degli uomini e che quindi con la buona volontà gli uomini possono rimediare a tutto.
E Lucia invece dice che no, che c'è la provvidenza o il castigo di Dio. I due discutono e alla fine dicono che il male viene per colpa degli uomini o senza colpa degli uomini, e che in ogni caso l'uso di ragione e di fede, per Manzoni la ragione è altrettanto importante della fede, può aiutare a sopportarli meglio. Hanno percorso una parabola, per dir così. Renzo è stato un rivoltoso, ha partecipato ai tumulti di Milano, ha pensato di farsi giustizia da sé, e poi invece è diventato un operoso industriale, che da piccolo artigiano è diventato un industriale. Lucia, in un momento di paura, ha pensato di prendere la via del convento e poi è riuscita a superare questa posizione estrema, un voto pronunciato in un momento sbagliato. Trovano la loro morale, il sugo della storia, che è anche quello del Manzoni. Qual è invece il sugo della storia per Don Abbondio? Per Don Abbondio il sugo della storia è la peste che ha fatto fuori Don Rodrigo. È una scopa che ha portato via Don Rodrigo. Ecco la piccolezza morale di questo personaggio, che trasforma la sua figura comica in grottesca, è, diciamo, proposta da Manzoni per far vedere che di fronte a eventi storici così importanti, Don Abbondio ha perso l'occasione di una conversione, di un mutamento mentale, quello che mi pare tutti noi siamo chiamati in questo momento di contagio e di paura. E veniamo alla storia della colonna infame. Vedete, la storia della colonna infame non è qualcosa di estraneo al romanzo. Nacque dentro le pagine del romanzo, poi si gonfiò troppo e Manzoni decide di farne un'operetta a parte, ma vuole però che venga pubblicata in appendice al romanzo come sua ideale prosecuzione. Ecco, è una ideale prosecuzione, e difatti nell'edizione del 1840-42 la parola fine non compare dopo la fine dei Promessi Sposi, ma compare dopo la storia della colonna infame. È lì che finisce il libro. Manzoni vuol far capire che il lieto fine del romanzo è un lieto fine parziale, che l'uomo è sempre chiamato ad affrontare prove dure. E la prova durissima che lui esamina nella storia della colonna infame è la caccia agli untori, il processo, la tortura e la condanna a morte di due innocenti, che venne ricordata in una colonna che doveva suonare a perpetua infamia dei condannati e che resta invece a perpetua infamia dei giudici. In questa ricostruzione meticolosa, ma anche narrativamente molto bella, io ricordo sempre il sorriso con cui Leonardo Sciascia, che era molto laico, quindi al di fuori di ogni sospetto di connivenza con Manzoni di tipo ideologico, mi disse che di aver messo una copia della colonna infame nella bara di Enzo Tortora prima che la bara fosse chiusa, perché era quello un testo veramente un gioiello sul senso della giustizia. Manzoni recupera i frammenti del processo e mostra come in questo processo, ancora una volta, l'assenza di ragione non parla di principi cristiani, si basa soprattutto la ragione, porta a conseguenze mostruose. Il cocktail di paura e di rabbia. Il pregiudizio. Un povero funzionario della sanità che in un giorno di pioggia si ferma vicino a un muro guardando un foglio che doveva indicargli la strada, vero, viene accusato da una donnetta di essere un untore. E quando si giustifica perché camminava rasente al muro, e quando dice perché pioveva. E allora i giudici col pregiudizio dicono, ha scelto un giorno di pioggia per contagiare più persone. Sottoposto a tortura, chiama in causa un altro innocente,
e tormentati i due finiscono per dire soltanto ciò che i giudici volevano sentirsi dire pur di togliere la tortura. E qui viene fuori la dipendenza di Manzoni da quel capolavoro del diritto che fu l'operetta dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria, che era tra l'altro suo nonno, il padre di sua madre, ma che collaborò anche con Pietro Verri, che era zio carnale di Manzoni, perché ormai è accettata universalmente, Manzoni era figlio naturale di uno dei fratelli Verri, che aveva scritto le osservazioni sulla tortura. Tortura, dice Manzoni, che è orrendo come pena, ma altrettanto orrendo e stupido come mezzo di inchiesta, perché il torturato, se non sopporta il dolore, confessa anche se è innocente, mentre un delinquente abituato a resistere alle sofferenze non confessa anche se è colpevole. Però Manzoni fa alla fine una critica anche a Verri, che aveva appunto scritto le osservazioni sulla tortura e non aveva pubblicato quel libretto per ragioni che sarebbe troppo lungo qui spiegare. Manzoni gli rimprovera l'illuminista Verri di attribuire la colpa ai secoli bui del Seicento, all'ignoranza generale del tempo. Ecco, Manzoni dice: dare la colpa alla società del tempo significa dar la colpa a tutti, cioè a nessuno. E qui viene fuori il suo personalismo cristiano. E uno degli studiosi, purtroppo precocemente scomparso, che pose il dito su questo aspetto, Renzo Negri, erano gli anni in cui la contestazione del 68, piena anche di nobili aspirazioni, era degenerata nel terrorismo rosso e nero di quegli anni. Renzo Negri diceva: Manzoni ci insegna che dar la colpa al sistema significa assolvere l'uomo che invece con la ragione e la retta coscienza avrebbe potuto, anche con le leggi del Seicento, capire che quei due poveri condannati erano in realtà degli innocenti. Insomma, riproporre questo libretto, La peste di Milano, costringe noi a ripensare a tante cose, parlandoci del passato e attraverso il passato, col genio di Manzoni, parlarci anche del momento perennemente attuale che noi viviamo. Grazie dell'attenzione.